Senti, ma ti è costato molto scrivere? Tu naturalmente hai parlato della tua sessualità, cosa che Sì, è sai qual è la cosa più un tabù complicata? in questo paese in In questo paese è un tabù, particolare. sicuramente se tu cresci in un paese in cui ti si Figuriamoci. propone l'omosessualità come una malattia invalidante, sicuramente non cresci esattamente favorito Diciamo, nei proprio. confronti della voglia di parlarne, Pensa ecco. che già io copia di fatto mi sento un po' così. Una roba proprio. Scusa, mi sposto, guarda. Oh, Anch'io lo. facciamo Facciamo quota io e quota, siamo un te. macello, cioè. Facciamo quota. No, la verità. Insieme vamo proprio. La verità è che forse anche si banalizza un po' il concetto Sì. perché c'è bisogno di parlarne, di sintetizzarlo sui titoli dei giornali, però si parla sempre di scelta o comunque direzione sessuale, non si parla mai di scelta o non di scelta, comunque di realtà sentimentale, Amore. di amore, non si parla mai Mai. d'amore, perché se la cosa si riducesse al sesso, mi dispiace dirlo, ma secondo la mia opinione sarebbe un po' più semplice. Sì, perché poi ognuno adulto non deve far male a Esatto, nessuno, per cui il problema per me è è stato che l'amore. la mia persona sentimentale era quella che io volevo scoprire, accettare, voler bene e soprattutto condividere con le persone che avevo intorno. Se tu non passi attraverso la condivisione, a me la parola accettazione mi fa un po' incazzare. C'hai ragione, lo sai? Che devi accettare? Mi sembra tolleranza, te Io non sopporto devo essere quasi, accettato da capito? nessuno. Ecco, capito? Per cui è la condivisione quello su cui io Sì. stavo battendo per me nella mia vita. A me non basta l'idea che i miei amici, i miei genitori tollerino chi sono. Mi piace l'idea che lo amino, È è vero. diverso. Io sono pazza di questo ragazzo. No, la Le, formula la ecco, posso dire, quindi, dopo ecco questa pre, la premessa? premessa è che allora il libro era un diario, no? Quindi delle vere pagine che io ho estratto dai diari che tuttora scrivo, nel momento in cui entrai in crisi perché conobbi un ragazzo. Che mi aveva scioccato perché provavo delle cose che, come dicevamo prima, non era mera attrazione sessuale, era qualcosa di più. Allora io ho calcolato le probabilità di stare con questa persona. Anche mi piace molto, tu hai calcolato le probabilità di soffrire Tutto, prima di una tutto, ho storia fatto una d'amore. Una casistica casistica, guardate, generale, interessante. soprattutto perché questo ragazzo era impegnato. Vabbè, questo però è un aggravante che non è scritta qui nella No, cosa. nel libro c'era Nel libro, sì, scritto. però diciamo della formula può No, andare bene per perché tutti. vedi poi. Perché io, mi è piaciuto, ho estratto Ok, tutta, brava, brava, vai, perché vai, sa falla tutta la bene, vai alla formula. forma, ok. Allora, quando uno conosce una persona che le piace, Sì. ha solo il 25% di possibilità di stare veramente male, per cui vale la pena Dolore estremo di 25%. provare, di buttarsi, perché il problema in amore è mi butto o non mi butto, giusto? No, allora, no, lo devi leggere, scusa, se ti... Scusa, ho sbagliato, i Perché casi sono questa persona era impegnata, 4. quindi i casi erano 4. 25% di Percento di possibilità. possibilità che io conoscendolo non mi innamori. No, No, che io questo. mi innamori di lui e lui no. E via. Ah no, questo è 25% brutto. è È brutto. brutto Io mi questo. innamoro e lui È no. Sola brutto. pazzesca. 25% che lui si innamori o no. Buono, e Buono. vai, e chi se ne frega? 25% che nessuno si innamori. Buono. Buono uguale. 25% che entrambi ci innamoriamo. Buonissimo. Fantastico. Allora, Aspetta. poi sono due sottocasi, lo capite, ragazzi? ma se entrambi ci innamoriamo, sì, si può dividere in due Sì. sottocasi. E Uno che ci fidanziamo. vabbè. Figata. Figata, poi non è detto questi primi Vabbè, anni, però io poi si. adesso guardavo solo la cosa in sé. Due. Due, rimane col suo fidanzato per paura o comodità. Avevo Comodità. anche scelto le motivazioni, per cui Poraccio di questo. conseguenza tecnicamente avevo il 37,5% di possibilità di provare dolore vero, il 50% di rimanere indifferente a ogni eventualità e solo il 12,5% di essere veramente felice. E quindi E quindi, poco. vabbè, comunque poi è rimasta una statistica sulla carta, quindi non abbiamo mai saputo. Se state aspettando la risposta, non c'è. Però ti posso dire, adoro questa statistica, la voglio applicare. Questo 12% è poco, quindi meglio non buttarsi. No, Però tu però capisci come ascolta le tue canzoni e uno si butta. c'era la variante dell'impegno dall'altra Questo è parte. vero. Quindi però Attenzione. potrebbe diventare il Senza quinto. impegno, buttati e basta. Via, Basta, ha detto basta. Sì, sì, Tiziano. sì. Invece non solo ti puoi scaricare, non solo puoi comprare il tuo disco, non solo puoi andare alla tournée, ma puoi fare un altro libro. Gli Sì, scrittori sì, sì. cominciano ad essere un po' inquieti, te Infatti lo mi hanno voglio guardato dire. male due o tre persone qua Qua dietro. dietro le quinte, amici scrittori. Perché Ecco. io continuo a scrivere questo diario.
che sarà anche divertente, perché adesso veramente in quelle 400 pagine ci sono tantissimi temi. Ovviamente quello che ha fatto scalpore è quello dell'omosessualità, perché appunto in questo paese per fortuna c'è bisogno di parlarlo, e se ne è parlato tanto perché evidentemente se ne sentiva il bisogno. Comunque sei stato molto coraggioso, anche le cose con il tempo. Felice. Bisogna farlo con felicità. E volevo leggere per un finale una cosa che mi ha colpito nel libro. Mi faccio tenerezza per l'ingenuità che avevo. A posteriori posso dire di essere stato molto fortunato. Era sottilissima la linea che mi ha separato dal crollo e mi ha proiettato verso il successo. Beh, questo successo te lo meriti tutto. Questo lo dico. Infatti dicevo, io non l'ho scritto questa cosa.